All'Inter non è semplice, ecco, in generale, quindi complimenti ai calciatori. Cos'è che non è semplice, Conte? Ma non è semplice niente, perché all'Inter penso che sia una squadra dove non si veda l'ora, a prescindere, di buttare negatività su tutta la situazione, su tutto l'ambiente. Quindi dice l'ambiente quindi attorno all'Inter, è fuori dall'Inter. Noi dobbiamo essere bravi, ermetici, dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a continuare a lavorare, a sapere che comunque c'è gente sicuramente che non vede l'ora di buttare, non dico cosa, però, ma noi proprio per questo motivo, perché ripeto, io di squadre penso di averne allenate, però vedere questo accanimento e questa negatività intorno all'Inter, a prescindere da tutte le situazioni, diventa difficile poi per il calciatore anche dare il meglio, però loro sono bravi, e noi siamo un fronte unico e dovremo continuare adesso da qui alla fine, anzi alcune situazioni ci devono dare ancora più forza per cercare di dare il meglio di noi stessi. Conte, in questo quanto è stato importante la società e le dichiarazioni che ha fatto anche in questi giorni di grande fiducia, di grande unità fra di voi? Io dico che le responsabilità vanno sempre divise, quindi solo 3 mesi fa ho detto determinate cose, non è che è passato tantissimo tempo, quindi io dico che nel bello e nel cattivo tempo bisogna tutti essere sempre tutti uniti, perché nelle cose positive è giusto dividersi i meriti, se ci sono delle cose negative e delle criticità o delle critiche, non penso che sia giusto che solamente allenatore e i calciatori le debbano ricevere, questo non penso che sia, anche perché si è sentito lasciato un po' solo. I calciatori e l'allenatore possono essere una soluzione, ma una soluzione, una soluzione, non la soluzione. Bisogna essere tutti uniti, compatti, e quando c'è la barca in tempesta, salire tutti sulla barca ed essere pronti a remare tutti nella stessa direzione, senza lasciare che affondi l'allenatore, ecco, o qualche calciatore. Adesso siete tutti sulla barca, rimane nella stessa direzione? Società, la squadra. Ma me lo auguro.